Ciao e benvenuti a casa mia. Oggi faremo insieme la torta mimosa, domani è la festa della donna. Vi lascio in coda al video gli ingredienti. Dopo aver montato gli albumi a neve, mettete metà dello zucchero, amalgamate ancora e poi passiamo ai tuorli. Facciamo la stessa cosa con i tuorli, mettendo l'altra metà dello zucchero. Mettiamo negli albumi montati a neve un pizzico di sale e un pizzico di bicarbonato. Mescoliamo dal basso verso l'alto in modo che il nostro composto non si smonti. Facciamo la stessa cosa con la farina setacciata, sempre dal basso verso l'alto. Teglia normale con la cerniera, ma carta da forno. Inforniamo a 190 gradi, forno statico, circa 45 minuti. Nel frattempo che cuoce il nostro pan di Spagna, io ho preparato anche la crema pasticcera ed è pronta. Ed ecco qua il nostro pan di Spagna tagliato, pronti, partenza, via! Spatola e crema pasticcera. Ho ridimensionato il mio pan di Spagna e gli ho dato la forma di un tronchetto. Adesso ultimiamo la decorazione. Quando la notte arriva, mamma non va a La ricetta completa della mia crema pasticcera la trovate negli altri video del mio canale. Se vi fa piacere iscrivetevi, cucineremo insieme. Perché no? Mandatemi anche le vostre ricette. Buona festa della donna!